Pioli è secondo, la, Pioli è secondo, la, Pioli è secondo, la, Pioli è secondo, Lucio is on fire, la, Lucio is on fire, la, sì, grande Napoli, ma è quale 1-0? Torino e Juric, chi è più forte a Casertane con Torino e Juric? Grande Napoli, grande Fabian, finalmente hai capito come si calcia, vero Fabian, grande Fabian. Il Bologna in questa parte non c'è stato proprio, e i tifosi sono pure allamentati, cioè credo che ci sono lamentati. Non ho visto un bellissimo Bologna in cui mi aspettavo una partita bella, non una partita dove vinciamo 3-0 facilmente, ma va bene così, io mi accontento pure di questo. Questi sono solo incidenti di percorso. Onore al Bologna, ma grandissimo Napoli. Va a segnare il gol dell'1-0 Fabian Ruiz con l'assist di Elmas. Poi va a segnare Lollo Insigne a rigore. Da lì, dal dischetto solito, il dischetto non sbaglia. La stessa cosa accade sempre nel secondo tempo, lì Lollo non sbaglia. E poi debutta anche Gullam, che finalmente torna a giocare dopo vari mesi di stop dall'infortunio che si è procurato contro il Crotone. Il Napoli porta 3 punti e va al primo posto, si porta a pari punti col Milan, perché anche il Milan ha vinto 1-0, ma grazie a Oliver Giroud. Ma noi abbiamo risposto al Milan così! E dice, abbiamo detto, Milan può essere forte quanto vuoi, ma è Napoli, se noi ce la giochiamo. Il Bologna invece è sceso in classifica al 12° posto. Non è un momento facile per il Bologna, perché sta dimostrando però al Bologna di saperci fare con le big. Infatti abbiamo visto con la Lazio che il Bologna ha vinto miracolosamente. Mourinho ha esaltato anche molto le prestazioni, Mourinho, scusate, Mihalovic ha esaltato molto le prestazioni di Osimhen. Mihalovic è un grandissimo allenatore, raga, uno degli allenatori più simpatici che abbia mai visto nella storia della Serie A. Il Napoli deve continuare così e dimostrare che lo scudetto lo può meritare. Se lo continua così, lo scudetto è vicino. Ma il Milan, che è una squadra che vuole provare a guadagnare lo scudetto, perché i tifosi lo aspettano da molto, ma la squadra che sta aspettando di più a avere uno scudetto, quello è il Napoli, che non lo vince da quando Maradona lasciò il Napoli. E il Bologna deve migliorare qualcosina, perché così non può farcela. Mi dispiace un po' per il Bologna, ma il Napoli occasioni ne ha avuto anche come Osimhen. Ha saputo gestire la partita, ma deve migliorare, ma sono sicuro che Osi ce la potrà fare. Infatti la prossima partita sarà contro la Salernitana e il Bologna se la dovrà vedere col Cagliari. La Salernitana hanno pure vietato la trasferta ai tifosi e questo sarà un bel problema. Vedremo tanti tifosi della Salernitana proprio pronti proprio a insultare di cattiveria il Napoli. E adesso passiamo subito alle altre partite di Serie A. Il turno infrasettimanale comincia col Salernitana, che vince miracolosamente in casa del Venezia. Il Venezia che stava dominando, ma gol dell'1-0 di Aramu non basta. Aramu che assegnò anche contro la Viola ha chiuso la partita, ma Aramu non basta perché Bonazzoli la pareggia con assist di Liberi e viene espulso Ampadu che salterà la prossima giornata. E la chiude al 90°, ma Andrea Schiavone con l'assist di Simi. Schiavone la chiude al 90° e salva la Salernitana di Colantuono. Colantuono ottiene la sua prima vittoria, la Salernitana porta 3 punti e va 19° posto e supera il Cagliari, perché il Cagliari adesso è ultimo. La Salernitana porta 7 punti, quindi con 3 punti la Salernitana potrebbe anche azzeccare la zona salvezza, ma tutto dipenderà contro il Napoli, il Venezia che miracolosamente deve vincere, altrimenti col cavolo che troveranno la salvezza. Speriamo che ce la faranno. Tra Spezia e Genoa, il derby
della Liguria finisce in parità e quindi lo Spezia porta un punto importante per la salvezza, ma meno per il Genoa. La decide il gol dell'1-0, Mimmo Crisci da calcio di rigore al 66esimo, con un altro gol di Sirigu, una papera di Sirigu, quando entra Sirigu fa delle papere micidiali, al 90esimo salva il Genoa dalla sconfitta Mimmo Criscito. Un punto importante per lo Spezia che porta 8 punti e il Genoa 7 punti, 18esimo posto in zona retrocessione. Il Genoa porta 3 punti, se il Genoa portasse 3 punti avrebbe superato il Venezia. Ma adesso continua un momento critico per il Genoa, che assolutamente devono provare la salvezza, e lo Spezia di Thiago Motta vuole provare ad azzeccare la salvezza. Tra Milan e Torino, abbiamo detto prima, la decide un certo Oliver Giroud, che porta 3 punti al Milan e si porta a pari punti con Napoli. Il Torino di Juric, meglio Casertano con Torino e Juric. Poteva anche ribaltare un po' la situation, ma non ce l'ha fatta. Tra Juve e Sassuolo, che clamorosamente finisce 2-1 per il Sassuolo, ma che è successo all'Stadium di Torino? L'Stadium di Torino finisce col 2-1, a segnare il gol dell'1-0 Frattesi all'assist del gol de Frel, poi va a segnare il gol della parità il Cowboy Weston McKennie con l'assist di Bala, la chiude Maxime Lopez con l'assist di Mimmo Berardi. Il Sassuolo porta 3 punti, il Sassuolo di Dioniso porta 3 punti e passa al nono posto, la Juve scende in classifica in zona Conference. Non comincia proprio bene nei modi questa partita, dove molti tifosi si sono lamentati quando la Juve sembrava di dominare il campionato, invece non ha funzionato. La Juve assolutamente in questa stagione sta deludendo e su incontro da questa sconfitta con il Sassuolo si allontana dallo scudetto. La Juve secondo me dovrà lottare per un posto in Champions oppure per un posto in Europa League, altrimenti se continua così lotterà per la Conference League. E quindi il Sassuolo porta 3 punti, grandissime soprastazioni di uomini di Dionisi che non si sono mai arresi portando 3 punti. Tra Sampdoria e Atalanta finisce 3-1, la dea di Gasperini domina senza l'aiuto di Gasperini perché è stato espulso, a segnare Ciccio Caputo con l'assist Osby, ma con autogol di Atkinson che dà la parità, la Zapata va a segnare con l'assist Zappacosta, la chiude. Ilicic al 90esimo con l'assist Miranchuk. L'Atalanta porta 3 punti e si porta al quinto posto. La Sampdoria al 15esimo posto. La Sampdoria veniva una grande vittoria, ma adesso perde. I gol di Ciccio non basta e la Sampdoria non basta così per vincere. Ciccio non basta. La Sampdoria deve mettersi e provare a trovare una vittoria per salvare almeno la dignità. Passiamo subito a Udinese e Lazio, in cui è finita in parità le due squadre. È stata una partita molto bella tra gli ex perché Tudor ha allenato anche l'Udinese e quindi Tudor dà una bella batosta alla sua ex squadra. Va a segnare Isak Suchet con la sigla Aslan, ma il gol di Isak non basta perché la pareggia con rigore Barak. E quindi Barak salva sia Tudor che il Verona e porta un punto e si parte al decimo posto e il Verona 14esimo. E adesso passiamo al Lazio-Fiorentina, il gol di Pedro. Con la Simic Savic salva la Lazio e condanna la Fiorentina all'ottavo posto. La Lazio va in zona Europa League. La Fiorentina almeno ci ha provato all'accendere la partita, ma ogni tentativo è stato inutile. E con questo la Lazio porta punti importanti. Tra Empoli e Inter finisce 2-0. Allora, l'ex vice allenatore dell'Inter, che non c'è stato in panchina, Inzaghi per espulsione. L'Inter ha giocato con un turnover e fa segnare il gol di Lorenzo D'Ambrosio con l'assist Sanchez, fa segnare Di Marco con l'assist Lautaro Martinez, viene espulso Samuele Ricci che salterà la prossima giornata. L'Inter porta 3 punti e va al terzo posto, l'Udinese invece scende in classifica e si porta all'undicesimo posto. E quindi l'Inter si sta mostrando di stare in carreggiata, che assolutamente vuole provare a superare il Milan, ma questo sarà qualcosa di impossibile. Viene annullato anche il gol di Pesino al VAR. A segnare invece tra Cagliari e Roma finisce 2-1 con la vittoria della Roma. Continua il momento di continua l'incubo del Cagliari. Va a segnare il gol di 0 Paoletti con l'assist Bellanova, ma il gol di Paoletti non basta perché va a segnare il gol della parità Ibanez con l'assist Pellegrini e la chiude lo stesso Lollo Pellegrini.
La Roma porta 3 punti e va al quarto posto e la Cagliari rimane ultimo in classifica. In conseguenza così la Roma potrebbe raggiungere l'Inter, ma tutto dipenderà dalla prossima partita contro il Milan, che potrebbe anche essere una garanzia per il Napoli. Passiamo subito e con questo si chiude la 10ª giornata di Serie A. Quindi è tutto, noi ci siamo, è tutto, ci siamo, è tutto, ci siamo.